Ciao ragazzi, benvenuti. No, oggi Luca no. Parliamo Luca di... no. Polsi, oggi parliamo di loro. E dato che di solito mi scrivete: Luca, voglio andare velocissimo, voglio fare i gospel chops, quelli super veloci, e devo avere i polsi super sviluppati. Ok, oggi vi do alcuni esercizi proprio per migliorarli, ma soprattutto vi do alcuni spunti per studiare in modo diverso e per andare a focalizzare proprio qualsiasi esercizio noi facciamo su di loro. Allora, partiamo subito con l'esercizio, che in realtà di oggi è la cosa meno importante secondo me, perché badate che io non sono un batterista super veloce e non sono un fanatico di quegli esercizi con mille colpi con una mano, mille colpi con l'altra. Servono. Io non sono fanatico un po' per pigrizia, un po' perché mi piacciono più altri tipi di esercizi. Però vabbè, a parte questo, oggi vi do questo esercizio. Prendete lo stick control. Lo stick control è quello che abbiamo fatto nella prima puntata, nel primo esercizio di PadTube. Prendiamo ogni esercizio, partiamo dall'esercizio 1. Cominciamo facendo i primi 4 colpi. I primi 4 colpi dell'esercizio 1 dello stick control sono questi. Destra-sinistra, destra-sinistra. Quindi facciamo di nuovo questi 4 colpi e poi andiamo a intervallare ogni 4 colpi, altri 4 colpi, tutti con la stessa mano. Con che mano? Con la mano che suona l'ultimo colpo dei 4 colpi precedenti. Spero di essere stato chiaro. Cioè, se noi facciamo destra-sinistra, destra-sinistra, poi andremo a fare 4 colpi con la mano sinistra, perché è l'ultima che ha suonato nei 4 colpi precedenti. Quindi il primo esercizio sarà destra-sinistra, destra-sinistra, sinistra-sinistra, sinistra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra, sinistra-sinistra, sinistra-sinistra. Quindi... ricordatevi di non tirare mai con i muscoli, come vi dico sempre, ma non mi romperò mai le scatole di dirvelo. E soprattutto la cosa importante è: andate anche un po' più lentamente, però cercate di picchiare un po' più forte su sto palco, perché ogni tanto vedo anche allievi che mi dicono: guarda come vado veloce, però le bacchette si alzano di tanto così. Invece dovete cercare la potenza, perché sennò i polsi non migliorano veramente. Andate anche più lenti, ma belli potenti. Non vi farò vedere tutti gli esercizi, vediamone ancora due. Ad esempio il paradiddle, strano. I primi 4 colpi del paradiddle sono destra, sinistra, destra, destra. Poi andiamo a fare i 4 colpi tutti con la stessa mano, guardando qual è l'ultimo colpo dei 4 precedenti. L'ultimo colpo dei 4 precedenti è destra, sinistra, destra, destra. Quindi primi 4 colpi e 4 colpi con la mano destra. Poi invertiamo, quindi paradiddle con la mano sinistra, e poi stavolta l'ultimo colpo è stato di sinistra, quindi 4 colpi con la mano sinistra. Vediamone ancora uno, ad esempio il 13, l'ultimo, è quello destra, 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 sinistra, 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 sinistra. Facciamo i primi 4 colpi che sono destra, 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 e poi ovviamente, dato che l'ultimo colpo è di destra, ne facciamo altri 4 di destra. Quindi in questo esercizio 13 alla fine verranno 8 colpi di destra, perché i 4 dell'esercizio più i 4 aggiuntivi nostri, e 8 colpi di sinistra, perché ci sono i 4 normali più i 4 aggiuntivi. Adesso lasciamo perdere un attimo l'esercizio. Voglio darvi 4 spunti per migliorare i polsi qualsiasi cosa facciate, perché se usate un pad dove rimbalza così tanto è più semplice fare gli esercizi. Quindi dobbiamo cercare qualcosa come questo esercizio qua, che vada veramente a stancarci tra virgolette i polsi per farli migliorare. Però in realtà abbiamo degli escamotage per poter suonare normalmente, suonare qualsiasi esercizio e migliorare i polsi. Prima cosa, teniamo questo pad normalissimo, ma andiamo a utilizzare queste bacchette qua, che voi non vedete, ma in realtà se io vado a prendere le altre bacchette sono completamente diverse, perché guardate, queste qua sono molto 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 più grandi e sono delle bacchette marching band, sono della Vic Firth, ma ne esistono di tutte le marche. In pratica queste bacchette sono usate da coloro che suonano il tamburo nelle marching band e sono molto più grandi e più pesanti, quindi andandoci piano andremo a lavorare molto di più sui polsi. Quindi ok fare l'esercizio di prima, però va bene anche fare un esercizio qualsiasi, perché come vi dicevo, essendo più pesanti i polsi devono lavorare comunque. Queste qua ve le linko qui sotto in descrizione, spero di trovarle, ma in qualche modo da qualche sito, se non è Amazon lo trovo. Ragazzi, un'altra cosa però, queste qua mi raccomando usatele su pad e al massimo su rullante, non andate a suonare su batteria con queste qua, perché non sono bacchette da batteria, sono troppo grandi, e usare queste sui piatti non è il massimo. Se le marching band non vi piacciono, allora ho altre 3 possibilità. Vi faccio vedere questo pad qua, che adesso vi spiego che cos'è. È un pad della Prologix, mi sembra si chiama Blue Lightning, anche
perché vabbè, è un pad fighissimo, perché a parte che è fatto veramente bene, è in legno e poi ha queste spugnette sopra che sono molto belle. In pratica ce ne sono tantissimi tipi di questi pad della Pro Logix, tutti con colori diversi. Perché con colori diversi? Perché praticamente ogni colore è un tipo di rimbalzo diverso. Questo qua è quello che rimbalza meno e in pratica, se noi andiamo a vedere, questa spugnetta è decisamente morbida, quindi questo cosa vuol dire? Che la bacchetta su questo pad rimbalza meno. Se rimbalza meno significa che può aiutarci un sacco per migliorare i polsi. Adesso io vado a metterlo all'interno del mio reggi rullante, ma in realtà questo ha questa filettatura, quindi potete metterlo su un'asta tranquillamente, girare e siete a posto. Suonandolo anche con le bacchette normali farò molta più fatica perché rimbalza meno, rimbalza veramente tanto meno. Se voi fate così col dito va proprio giù. In più la cosa fighissima è che è 6 pollici, quindi è piccolissimo, ve lo mettete veramente nella borsa. E poi soprattutto rimbalzando meno, non avendo quello stack della plastica normale, fa molto meno rumore. Fate un giro sul sito Pro Logix perché ce ne sono veramente tanti tipi. C'è blu, c'è rosso, c'è nero, c'è di tutti i colori. E per ogni colore c'è un tipo di rimbalzo diverso. Vi lascio il link Amazon anche di questo. Se però avete provato il rimbalzo di questo ma è ancora troppo poco, allora raga, fate così: vi prendete il vostro bel timpanozzo e andate a suonare su di lui. Cioè, questa è una cosa che si fa poco, però effettivamente ci sta, perché fa bene suonare gli esercizi anziché sul rullante su timpano. Perché il timpano, a parte che è quello meno tirato perché ha la pelle meno tirata di tutti i tamburi, però poi proprio perché ha la pelle poco tirata, ogni tanto ha dei ritorni strani. Se noi facciamo un paradiddle sul timpano, quando andiamo su di velocità, sulle Ghost ogni tanto sembra che qualche colpo rimbalzi diverso dagli altri. E questo è proprio perché la tensione della pelle in confronto alla tensione della pelle sotto è un po' particolare, perché è meno tesa e noi non siamo tanto abituati ad andare veloci su una pelle così poco tesa. Quindi studiate sul timpano qualsiasi tipo di esercizio, sia quello che vi ho dato prima, però in realtà qui veramente fate qualsiasi esercizio, tutti gli esercizi che vi ho dato, tutti gli esercizi che avete, anche i rulli semplicissimi. Cercate di far sentire bene le Ghost e gli accenti, poi quando andrete sul rullante voi sentite dei fenomeni pazzeschi, perché è una cavolata il rullante in confronto al timpano. Oh ragazzi, poi non vi va bene neanche suonare sul timpano perché ha troppo rimbalzo anche il timpano, allora fate alla Buddy Rich cuscino sul timpano, sul rullante che sia, e incominciate a suonare qualsiasi cosa. Qui va bene qualsiasi cosa, non preoccupatevi che siano esercizi solo per i polsi, va bene qualsiasi. Io direi che con il cuscino può bastare qui, non ho altre soluzioni che rimbalzino meno del cuscino, forse l'aria. Però, a parte gli scherzi, ragazzi, state molto attenti a questi esercizi, soprattutto non fatevi del male. Se usate il timpano, se usate il cuscino, andateci veramente con calma, perché non ve ne accorgete, voi tirate i muscoli e poi tendinite. Non pensate, cacchio, sto suonando troppo piano e non arriverò mai a suonare veloce. Non è che per suonare veloce bisogna partire a suonare velocissimi. Suonate tanto, ma anche più lentamente della velocità a cui vorreste andare. I muscoli si devono abituare, quindi dovete dargli tempo. Quindi io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, cliccate qui sotto mi piace se vi è piaciuto questo video, andate sui miei social, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!